è stata inaugurata al Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari, in Via della Motta, la mostra Prede e Predatori. Essa ospita preparati naturalistici e fotografie in grande formato, stampate con tecniche innovative, che ritraggono prede e predatori nel loro ambiente naturale. Una particolare sezione è dedicata agli insetti, dove si possono scoprire le raffinate tecniche predatorie di alcune specie, che nulla hanno da invidiare ai più noti e temuti grandi carnivori. Il curatore del museo, Umberto Chalvien. La mostra è strutturata per essere letta in più modi, sia osservando semplicemente le fotografie di eccezionale bellezza che ritraggono soprattutto i predatori nel loro ambiente naturale, sia cercando di capire quali sono state le spinte evolutive che hanno portato i predatori ad assumere un aspetto molto simile agli uni agli altri e le prede anche ad assumere delle livree o dei comportamenti o delle strutture anatomiche tali da potersi difendere dagli attacchi dei predatori. All'inaugurazione erano presenti anche l'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Claudio Catarruzza, e il sindaco, Claudio Pedrotti. È una mostra destinata certo alle scuole, e immagino già una certa coda di prenotazioni per vedere queste visite, ma in realtà è un'offerta a tutta la città, perché questa è una delle manifestazioni che l'amministrazione offre alla città stessa in forma gratuita, proprio per darci la possibilità di toccare con mano a volte aspetti sconosciuti.